È uno spettacolo esplosivo, direi, perché veramente è un meccanismo che fa diventare matta la gente, che si diventa a tal punto che alla fine è stremata. Una commedia degli equivoci senza tempo, fatta di inganni, scappatelle e risate. Al Teatro Manzoni di Milano va in scena Se devi dire una bugia di La La nuova versione dello spettacolo di Ray Cooney, protagonista un ministro che vuole tradire la moglie con una collega dell'opposizione. Dall'86 a oggi com'è cambiata? Abbiamo solamente spostato un po' al giorno d'oggi, quindi la situazione politica attuale, i nuovi politici. Qual è il segreto di questa pièce? Ridere, ridere, ridere. Certo, e poi soprattutto Paola Quattrini. Oh, Antonio, ti adoro. Sul palco un cast d'eccezione, Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Mini Salerno e Paola Quattrini, che per la terza volta interpreta il ruolo della moglie dell'onorevole. Questa cosa mi fa sentire più giovane, non più vecchia, ma più giovane, mi porta indietro nel tempo. Sarò nuova e frizzante come non mai. Al debutto nella bugia, nel ruolo dell'amante, c'è invece Paola Barale. Invece di fare la fatalona anni 80, bomba sexy, l'ho resa un pochino più eccentrica, un pochino più pazzerella. Pubblico proprio sente la necessità finalmente di rilassarsi, di dimenticare i guai che purtroppo ci sono in questo periodo. Ha voglia di sentire noi attori dal vivo. Venite a teatro ad applaudire questo cast straordinario.